Prego, ultima chiamata per i passeggeri del volo Pan American 114 per Parigi. Ogni volta che salgo in un apparecchio, mi chiedo chi verrà a sedersi accanto a me. Questo volo da New York a Parigi dura 7 ore. E 7 ore sembrano 7 giorni, a meno che non vi capiti la fortuna di sedere accanto ad una persona particolarmente affascinante. E oggi io mi sento fortunato. Per dire la verità, so che lei sarà più che mai conturbante. Ecco il suo posto. Ci vuole più tempo oggigiorno per andare da casa all'aeroporto di quanto ce ne voglia per arrivare a Parigi. E quel che è peggio, sono sicura che starò male per tutto il viaggio. Mi scusi, signora, il suo posto è il 23A. Oh, ma santo cielo, perbacco, è possibile che nessuno ne indovini mai una di questi tempi? Lei è qui, Miss North. Grazie. Attenzione, prego. I passeggeri sono pregati di allacciare le cinture di... Visto che dobbiamo stare seduti accanto per le prossime 7 ore, forse è il caso che io mi presenti. Non è affatto necessario. Ho visto il suo nome sulla lista dei passeggeri. Lei è famoso. Lei è Simon Templar. Insomma, non ha avuto notizie di suo fratello per 20 anni. No, da quando eravamo piccoli. E dove siete nati? A Parigi. Ci abbiamo vissuto fino al 40. Poi sono arrivati i tedeschi. Sì. Mio padre era deciso a tutto purché Charles e io lasciassimo la Francia, ma non so perché lui non poteva venire, così decise di affidarci a un vecchio amico. Eravamo ancora piccoli. E lei ha ritrovato suo fratello dopo 20 anni? I miei genitori adottivi lo avevano cercato, ma senza esito. Così lo scorso mese ho pensato di fare io stessa un tentativo e ho fatto pubblicare un avviso sui giornali di Parigi. E ha avuto successo? Sì, da non crederci, eh. Poi ci siamo scritti e ci siamo scambiati anche delle foto. Le ho qui. Lui credeva che io fossi morta e fra 5 ore potrò rivederlo. Le verrà incontro ad Orly? Sì. Senza dubbio si sentirà un po' nervosa. Beh, non posso negarlo. E poi mi sembrerà un estraneo. Non abbiamo più neanche lo stesso nome. Ah, e lui come si chiama? Brion. Charles Brion. Charles Brion, 32, Rue Azout, Parigi 14. Nessun foglio? No, ispettore, solo la busta. Impostata a Nassau. Sì, 7 giorni fa. Beh, cosa mi racconti? Il corpo è stato trovato nella Senna 2 ore fa. Una pugnalata gli ha spaccato il ventricolo sinistro. Precedenti penali? Nessuno, ispettore. Era impiegato in una compagnia di navigazione nella Rue de Rivoli. Effetti personali? Portafoglio, chiavi, carta d'identità, 500 franchi e quella busta. Ah, e la foto di una ragazza con dedica, con affetto Valerie. Ispettore, questo segno attorno al collo mi sembra provocato da uno spago. Che ne dice? Non lo so. Diamo un'occhiata dove abitava. Lei è Madame Hélène Durand? Oui. Mi chiamo Kersi, polizia. Polizia? Oh, lei ha la mia comprensione, monsieur. Lei ha un pensionante qui, un tale signor Charles Brion. Ma si può sapere perché la polizia domanda sempre delle cose che sa già in anticipo? Sono 20 anni che faccio la portiera qui e non mi è mai capitato che la polizia mi abbia chiesto qualcosa che non sapesse già. Basta così, madame. Ah! Lei non è Madame Durand? Non ha per caso un pensionante di nome Charles Brion? La stupidità ve la portate al guinzaglio come un cagnolino. Buffonate! Chiudi il becco, vecchia scema. Voglio vedere la stanza di Brion. E basta con le buffonate.
queste invece sono i contatori del gas che volete ispezionare, si trovano in cantina. Sono anni che frodo la società del gas e se volete arrestare una vecchia scema come me vi promuoveranno ispettore capo delle vecchie sceme. Voilà, ecco qui la sua stanza. Grazie, madame. Lei può anche andare. Perché possiate rubare in pace, eh? Vattene via se non vuoi rotolare per le scale. Su, su, via, via, via dai piedi. Charles, tesoro, io... Voi chi siete? Siamo funzionari di polizia. Ma perché? Dov'è Charles? È successo qualcosa? Lei è un'amica di Monsieur Charles Brion? Claval, José Claval. Certo che sono un'amica di Charles. L'ultima volta che l'ha visto? Ieri sera è venuto al mio club. Club? Quale club? Le Bal Noir, io canto là. E da quanto lo conosce? Da 3 mesi, da quando abito qui. Signorina, le risulta che avesse rapporti con qualcuno che sta alle Bahamas? Ma sì, sua sorella. Sua sorella? Sarebbe questa? Sì, proprio lei. Charles me l'ha fatta vedere molte volte. Ed è una strana storia. Sono fratelli, ma non hanno neanche lo stesso nome. Lei era stata adottata, a quanto pare. Sono 2 volte in 5 minuti che faccio queste scale per un paio di poliziotti. È appena arrivato un telegramma per Monsieur Brion. Comunque la ginnastica non migliora le sue maniere. Salut! Confermo arrivo a aeroporto Orly, ore 10:50 antimeridiane. Baci, Valérie. Monsieur, per favore, la scongiuro. È successo qualcosa. Dov'è Charles? Mademoiselle, la prego, si segga. Anche lei, madame. Se quella sedia la regge. Dunque, il corpo di Charles Brion è stato recuperato nella Senna un paio d'ore fa. Si tratta di omicidio. Parigi. Questa tale Mademoiselle Nord arriva con questo volo. Non hai letto la lettera per il fratello? Sì. Lo ha visto? Non ancora. È in anticipo di qualche minuto. Già. Bene, io la lascio e auguri per la sua riunione di famiglia. Buona fortuna e si diverta. Lei è stato molto gentile, signor Templa, grazie. Non c'è di che, è stato un piacere. A proposito, visto che staremo nello stesso albergo, vorrei telefonarle fra un paio di giorni. Potremo cenare insieme a suo fratello. Sì, volentieri. Bene, arrivederci. Arrivederci. L'ispettore Kersi, sono felice di vederla. Ah, Monsieur Templar, anche per me è un vero piacere vederla. Sempre che sia venuto in Francia solo come turista, eh? E la conclusione sarebbe? Sarebbe che ci sono dei servitori della Repubblica, me per esempio, il cui compito è pestare i piedi ai criminali. Noi non permettiamo ai privati cittadini di usurpare i compiti della polizia. E neppure permettiamo ad alcuno di ricorrere a una sua propria interpretazione della giustizia. E inoltre devo avvertirla che qui, con il codice... Napoleonico, lei non gode degli stessi vantaggi che può avere in Inghilterra e in America... Là, lei è innocente? È innocente finché non è dimostrata la mia colpevolezza. Qui è esattamente il contrario. Precisamente. Ispettore, mi trovo a Parigi solo per il buon cibo, il vino e le belle donne. Bene. Non cambi idea, allora. Non ho assolutamente intenzione di procurarle dei fastidi, per il momento. Ma quella non è la sua ombra perpetua, il sergente Leduc. Mi scusi, devo assolvere un compito spiacevole. Ispettore, non mi dica che riguarda Valérie Nort. Lei la conosce? Le sono stato accanto in aeroplano per circa 7 ore. Ah, venga con me, per favore. La mia spalla è troppo vecchia e troppo dura perché ci si possa piangere sopra. Mm.
Ah, stanno girando per l'Avenue Colisée. Non te l'aspettavi? Pensi che ce l'avrà al collo? Certo, come suo fratello. Mademoiselle, se dovesse rammentare per caso qualcosa che suo fratello le ha scritto che può servirci, mi telefoni a questo numero. Mademoiselle, purtroppo accadono cose terribili. A volte ci si domanda se c'è rimasto nulla di buono al mondo. Ma nella sua saggezza, il buon Dio... Beh... Mi dispiace davvero molto. E lei non dimentichi, Monsieur Templar, ciò che le ho detto all'aeroporto. Parola di scout. Au revoir, mademoiselle. Arrivederci. Non riesco a convincermi che sia morto. Ma chi l'ha ucciso? E perché? Non ne ho idea. È terribile non sapere nulla. Pensa che Charles si fosse messo in qualche pasticcio. L'ispettore mi ha detto che non aveva nessun precedente penale. Io non so che cosa fare. Restare qui, tornare a casa mia. Valerie, venga. Guardi. La chiamano la Ville Lumière. Brillante, stimolante, entusiasmante. E aspetta. Non aspetta me. Vorrei darle una mano. Ma lei mi conosce appena, perché dovrebbe farlo? Valerie, non vado in giro per il mondo a caccia di pasticci, ma pare che i pasticci abbiano una disastrosa tendenza a venirmi incontro. O diciamo che non so respingere una sfida. Insomma, vorrebbe scoprire perché Charles è morto. Esatto. Da dove cominciamo? Accetta un mio suggerimento? Naturalmente. Questo albergo ha uno dei migliori bar di Parigi. Salute. Ne avevo bisogno. Si sentirà meglio dopo uno dei famosi lunghi pranzi parigini. La porterò da Maxime. È meraviglioso. Ma dovrò andare a cambiarmi. Ma prima termini il suo aperitivo. Permette? Mi scusi. Mi sembra che lei sia Miss North. Sì, infatti. Io mi chiamo Georges Olivant. Era un vecchio amico di suo padre. Lei conosceva mio padre? Abbiamo combattuto insieme nella Resistenza. Vuol sedersi con noi, Monsieur Olivant. Sono Simon Templar. Enchanté, Monsieur. Ma soltanto per un momento. Non vorrei disturbare. Ho letto sui giornali del suo viaggio a Parigi e naturalmente ho cercato di rintracciarla. Monsieur Olivant, lei ha conosciuto anche Charles? Purtroppo no, mademoiselle. Ero in Belgio quando ho letto della sua riunione con suo fratello. Sono venuto a Parigi proprio per rivederlo. Invece, appena arrivato, ho letto la notizia della sua morte. Mi auguro con tutto il cuore che la polizia trovi presto l'assassino. Comunque, mi metto a sua disposizione, mademoiselle. Può contare su me per qualsiasi cosa. Perhaps you would care to have some dinner with me tomorrow evening? Yes, I'd like that very much, thank you. Oh, good. Then I shall be here at 8 o'clock. Will you have something to drink, Monsieur Oliver? Oh, thank you. Perhaps a Campari and soda? Garçon? Oh, I have so many things to tell you about your father and what he did for us in the Resistance. To think that I have not seen you since you were such a little girl. Campari soda. Thank you. Is this your first trip to Paris? Yes, but I haven't seen anything of the city yet. Just my hotel room. Valerie? No, grazie. Monsieur Olivant diceva che la sua residenza è a Bruxelles. Oh, no, 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 però ci vado molto spesso per affari, 2 o 3 volte al mese. Sarò a Bruxelles anch'io venerdì prossimo. Ho prenotato una stanza al Royal.
Lei lo conosce? È un albergo davvero eccellente, monsieur. Lo conosce bene? Oh, certo, monsieur. Ci sono andato anch'io una settimana fa. Credo che dovremmo andare, Valerie. Ma Simon, non ho ancora finito il mio aperitivo. Ho detto andiamo. Le dispiace passarmi il portasigarette? Messie Templar, io non la comprendo. Ho forse detto c'è qualcosa che non va. Proprio così, noi ce ne andiamo. E la signorina non verrà a cena con lei domani sera. Nell'istante che gli ho dato la mano ho avuto il sospetto. Posseggo una sensibilità particolare di fronte agli imbrogli. Ma può esserne sicuro? Sicurissimo. Ha detto che è stato al Royal la settimana scorsa. Ebbene? Il Royal ha preso fuoco esattamente 3 mesi fa. Ah, sì? Ma perché avrebbe dovuto mentire? Non ne ho idea. Forse lo sapremo mentre ceniamo. Mi scusi, mi farò vivo fra 5 minuti. D'accordo. Fatto del mio meglio. Sei sicuro che l'aveva addosso? Sì. Con una catenina come il fratello? Intorno al collo. Allora seguila. Non perderla di vista, devi riuscire a prenderla. Altrimenti nessuno pagherà niente. Siamo intesi? Sì. E quell'uomo, Templar, bisogna sorvegliarlo. Ma sii prudente. È un uomo molto pericoloso. Caplan, non fallire un'altra volta. Ah, mon petit bébé, ti do sempre da mangiare e tu vuoi sempre beccarmi. Guarda, guarda, mon petit bébé. Oh, non vorrai mangiarti questo. Questo vale un mucchio di quattrini. E fra poco ne avrò un altro uguale. E allora saremo ricchi. E ha proprio cercato di strappargliela. Sì. In principio ero troppo spaventata per rendermene conto. Appena ha visto la medaglia, ha afferrato la catenina cercando di strapparmela dal collo. Non capisco perché qualcuno corra tanti rischi per rubare un San Cristoforo che si compra dovunque per 20 franchi. Non lo capisco neanch'io. Cos'è questo segno, questa incisione sopra la testa? Non lo so, c'è sempre stata. Ma dove l'ha presa? L'ha fatta mio padre. Fatta? Era orafo di professione, gioielliere. È passato tanto tempo, ma ricordo che me l'ha detta la notte che ci lasciò. Un gioielliere. Molto ricco? Anche se lo era, sono sicura che i tedeschi gli hanno portato via tutto. Era ebreo. Anche Charles aveva una medaglia? Non me ne ha fatto parola nelle sue lettere. E come mai la sua storia è finita in pasto al pubblico? Olivan sapeva molte cose su di lei. Quando Charles espose al mio annuncio, il direttore del giornale lo venne a sapere e ci dedicò molto spazio. Capisce, una storia di interesse umano. Fratello e sorella si ritrovano dopo più di 20 anni. Perciò chiunque abbia letto un giornale a Parigi sa tutto della famiglia Brion. È probabile. E Charles dove abitava? Al 32 di Rue Azout. Posso tenerla per un po'? Certo. Ho paura che dovremo rimandare il nostro giro turistico. Comincio ad avere un barlume di idea. Posso fare qualcosa per aiutarla? Sì, vorrei che rimanesse nella sua stanza finché non torno. Si faccia portare la cena su e insista per avere 2 camerieri contemporaneamente. Siamo intesi? Perché? Secondo me lei è in serio pericolo. Vorrei che mi promettesse di non mettere neanche la punta del naso fuori della porta. Oh, ma d'accordo. Ma lei dove andrà? A far visita ad un vecchio amico. Ho lavorato con lui nella resistenza. È un uomo molto abile. A quel tempo ha fatto mangiare il fegato a parecchi sicari di Himmler. E ricordi la sua promessa?
Bonjour, monsieur. Posso esserle utile? Lei ha una copia delle poesie di François Villon. Mi dispiace, monsieur. Oggi non c'è più richiesta per quelle edizioni. Dove sono le nevi dell'anno scorso? Simon! Antoine, sono felice di vederti. Simon! Mio caro figliolo, ma che cosa ti riporta qui dopo tutti questi anni? La solita cosa, Antoine. Mi serve una mano. Disponi pure di me. Hai mai sentito parlare di un uomo di nome Georges Olivan? Olivan? Ma che cosa fa? Secondo quanto dice, ha partecipato alla resistenza. Olivan. È stato nella resistenza. Boh, eravamo in molti e sono passati tanti anni. No, non ricordo il suo nome. Se era nella resistenza, probabilmente faceva il doppio gioco con la Gestapo. C'erano dei traditori, è logico, ma molti di loro hanno cambiato nome. Ci sono le sue impronte su questo. Potresti farle controllare? Certo, ho ancora qualche amico al Palazzo di Giustizia. Ma è riservato? Come una tomba. E quanto ci vorrà? Se le impronte sono schedate, avrai le notizie che vuoi stanotte alle 11. Antoine, tu non sei affatto cambiato. C'è nient'altro che posso fare per te? Sì, non avresti per caso un amico dottore che possa prestarti il suo microscopio? È cosa fatta. Bene, ci vediamo alle 11. Già. Simon, rammenti quei tempi. E sono passati tanti anni. Tu eri già un vero uomo ed eri davvero giovane, tanto giovane. A più tardi. Arrivederci, amico mio. Chi è? Ispettore Kelsey, polizia. C'è qualche novità? No, mademoiselle, temo di no. Ho parlato personalmente con ogni cliente e impiegato di questo piano, ma nessuno ha visto quell'uomo. In ogni modo non ci siamo arresi. Vorrei che lei venisse alla prefettura di polizia per guardare delle foto. Quali? Dell'archivio criminale? Oh, fotografie di uomini che hanno subito condanne per rapine in alberghi. Vuol venire subito? Ho promesso al signor Templer che non sarei uscita di qui. Perché? Mi crede in pericolo. Mademoiselle, io personalmente le garantisco che lei sarà adeguatamente protetta per la strada e che il sergente Leduc la riaccompagnerà qui di persona. Beh, in tal caso. Io di solito queste cose non le faccio. Ho ancora i miei principi, sa? Lei ha qualcosa di più, madame. Bonjour, madame Durand. Ah. Excusez-moi, monsieur. Perché no? Per essere belle alla luce e al neon basta avere fianchi capaci. Ma chi è? Ha sempre vissuto nella maledetta miseria dei bassi fondi di Parigi. Adesso è diventata cantante al Bal Noir. Oh, naturalmente si capisce perché. E come si chiama? Josie Claval. Ultimamente era l'amichetta di Charles Brion. Questa è la sua stanza. Lei può guardare per 5 minuti, non di più. Lui che tipo era? Ah, era un bon garçon. Non parlava mai della sorella? Anche una vecchia scema come me ha una lacrima pronta quando sente certe cose. Mademoiselle, no, n'est-ce pas? Mi dispiace, ispettore. L'uomo che è entrato nella mia stanza non è tra loro. Beh, mademoiselle, come diceva il saggio Confucio, tentare non nuoce. La ringrazio per il disturbo. Purtroppo non è servito a molto. Niente affatto. Fra un giorno o due le rimanderò gli effetti di suo fratello. Ora il sergente Leduc penserà ad accompagnarla all'albergo. Grazie. Arrivederci. Au revoir, mademoiselle. Pensi un po', dopo 20 anni riescono a ritrovarsi e quel povero ragazzo fa quella fine. Già, una vera tragedia. E la polizia non può fare niente?
Madame, temo che la polizia brancoli nel buio. Brancoli nel buio? Eh sì, quelli non riescono a vedere neanche un palmo dal naso. Madame Durand, lei non sa per caso quando è stata fatta? Oui, pochi giorni fa, quando c'è stato quel caldo improvviso. Naturalmente per lei l'ondata di caldo è permanente. Potrebbe prestarmi questa foto? Servirà a qualcosa? Credo di sì. Bien, allora può tenerla. Merci, madame. Ispettore, è una domanda veramente semplice. È stato trovato un San Cristoforo fra gli oggetti di Charles Brion? No, per niente. Il cadavere non aveva per caso un segno attorno al collo? Lei lo sapeva? Lo sospettavo. Perché? Forse è stato prodotto dalla catenina con una medaglia di San Cristoforo che ha segnato la carne quando gliel'hanno strappata. Io non capisco. Che valore può mai avere una medaglia di San Cristoforo? A parte quello spirituale? Neanch'io lo so. Ma è quello che cercava l'uomo che ha aggredito Valerie North nella sua stanza. A proposito, siete sulle sue tracce? No, stiamo indagando. Forse lei può aiutarci guardando delle fotografie. Miss North non ha trovato niente, ne ha guardate centinaia. Valerie è stata qui? Sì, è appena uscita. Era sola? Ah, niente affatto, non sono del tutto idiota, Monsieur Templar. Il sergente Leduc la sta riaccompagnando in albergo con una nostra auto. Vede, mademoiselle, mi serve denaro, più che alla gente normale. Non soltanto mi piace ammirare le cose più belle, ma devo averle, possederle per la pace della mia anima. Ma che cosa vuole da me? Perché sono qui? Ora le spiegherò. Ho già questa qui e devo avere la sua compagna. Quella apparteneva a Charles? Sì. E lei l'ha ucciso? Ha dovuto. Era il solo modo per procurarmela. L'ha ucciso per una medaglia. Erano solamente dei ricordi che mio padre ci aveva dato quando eravamo bambini. Io non riesco a capire. Io intendo avere anche la sua ad ogni costo. Dove si trova? L'ho data a signor Templar. Perché? Me l'ha chiesta lui. E lei gliel'ha consegnata? Sono sicura che potrò riaverla. Dov'è Monsieur Templar ora? Io non lo so. E alloggia al suo albergo? Sì, ma ora non so dov'è. Allora, dovremo rintracciarlo. Je suis tout seul, lonely am I, without you. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Dites-moi, what have I done, where have you gone, without me? Les jours si pleins de joie, but now j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Comment ça va with you? How are your friends? We knew. Je suis tout seul, lonely am I. Without you.
Buonasera. Noi ci conosciamo, monsieur? Ci siamo passati vicini oggi pomeriggio, da Madame Durat. Ah, sì, mi ricordo. Beve con me una coppa di champagne? Beh, grazie. In che rapporti era con Charles Brion? Perché le interessa saperlo? Sono un amico della sorella e sto cercando di scoprire perché è morto. Ricorda se aveva una medaglia come questa? No, non me ne ricordo. Strano, pensavo che lei avrebbe dovuto notarla. No. Ho visto una fotografia fatta con lei e lui la portava allora. Vuol dire la fotografia fatta alla spiaggia? Sì. Mi piacerebbe molto avere questa, monsieur. Semplicemente come ricordo di Charles. Purtroppo questa appartiene alla sorella. Monsieur, credo di sapere qualcosa che la polizia non sa. Finora ho avuto paura di parlarne. Non potremmo vederci da soli più tardi? Non chiederei di meglio. Ho un altro spettacolo a mezzanotte, poi sono libera. Potremmo bere una coppa di champagne a casa mia? Bene, ho qualcosa da fare prima, ma tornerò in tempo. Sarò ben felice di rivederla. Ma ti assicuro che ce l'ha proprio lui. Senti, appena dopo l'ultimo spettacolo verrà a casa mia. Avverti Mario e Kaplan di aspettarlo da me. José, non dire stupidaggini. Aspetta, Garrett a me. Lui non si farà vivo perché avrà capito che sai qualcosa. Sa qual è il valore della medaglia. Ascolta, tu dovrai seguirlo. E quando si fermerà, mi richiamerai subito. Sta uscendo adesso. Sì. Antoine, novità? Simon, è incredibile. È la grazia dopo la preghiera. Che cosa? Non capita spesso ormai che i ricordi dei crimini commessi durante l'occupazione ci facciano sanguinare il cuore. Ma io sono vecchio. Io non riesco a dimenticare. Simon, le impronte digitali sul tuo portasigarette appartengono ad un uomo che noi chiamavamo il boia, Henri Flandin. Flandin? Lo credevo morto. No. È stato in prigione per 8 anni come collaborazionista. Poi è uscito, ha cambiato nome e ci è sfuggito. Ecco, guarda tu stesso. Solo 8 anni per aver fatto massacrare 27 uomini, il delitto più ignobile commesso da un francese. E tutto per i soldi. Oh, Simon. È da quella lontana notte del massacro che mi auguro di poterlo avere fra le mie mani. Quando riuscì a sfuggirci, Finisterio e un altro, che ora è un alto funzionario, giurammo che non gli avremmo dato tregua perché doveva pagare con la vita. Georges Olivain, Henri Flandin. Dalla galera alla ricchezza. Già, il denaro del tradimento ricevuto dalla Gestapo. Deve averlo messo al sicuro prima di finire in prigione. Simon, tu sai dove possiamo trovare quest'uomo? Sì. Ma aspetta un momento, Antoine, una cosa alla volta. Devo dare uno sguardo a questo. Ah, sì, è logico. Non c'è una luce più forte? Sì, c'è, ho un lume di là. L'ho seguito dal Bal Noir fino al numero 17 di Place de Lussac. È un negozio di libri. Un negozio di libri? A quest'ora? Capisco. E tu? Nel bistrò che hai di fronte. Bene. Mario e Kaplan verranno subito. Sei stata molto in gamba. Una libreria al 17 di Place Lussac. Sapete cosa fare. Pazienza, mon petit bébé. Fra poco saremo ancora tanto ricchi. Antoine.
Antoine, incidere il paternoster su di uno spillo non è niente davanti a questo. Ecco, da un'occhiata. Oh, è una cosa fantastica. Ora ho un quadro completo. Valérie e Charles Brion erano appena dei bambini. I tedeschi marciavano su Parigi e il vecchio Elia Brion era troppo vecchio o troppo stanco per fuggire. O meglio, troppo fiero. Sì, può darsi. Ma lui voleva lasciare qualcosa ai figli. Denaro o gioielli, neanche a parlarne, li avrebbero rubati ai bambini. Doveva lasciar loro qualcosa che i tedeschi non potessero rubare. I bambini erano ancora troppo piccoli per capire qualsiasi spiegazione egli potesse dar loro. Doveva lasciare un messaggio che essi avrebbero capito in avvenire. Un messaggio che i tedeschi non potessero distruggere. È straordinario. Un messaggio su carta non serviva. Un tatuaggio poteva andare, ma Elia Brion non sapeva tatuare, era un orafo. E adottò una soluzione da orafo. Non ti sembra di vederlo? Mentre prepara l'opera più importante della sua carriera. Ingegnosa ed infallibile. Un messaggio su di una medaglia, perché era praticamente indistruttibile. D'argento, perché l'oro poteva far gola ad un nazista. Un San Cristoforo, perché nemmeno un nazista avrebbe preso una cosa di devozione ad un bimbo. E i bambini sarebbero stati attenti a non perderla. Ed è stato così. Antoine, ora devo andare. Ho del lavoro da fare. Simon, questo Olivan, dovrai lasciare che ce la vediamo noi con lui. Finistère, io e quell'altro amico. Antoine, dimentica gli antichi odi. Olivan ha ucciso Charles Brion. La legge lo punirà per questo. Ha tradito e ha fatto massacrare 27 uomini e la legge gli ha dato 8 anni. C'era stata la guerra ed è passato tanto tempo. È come se fosse ora per me. Quell'uomo dovrà pagare per quello che ci ha fatto. Tu e Finistère, e l'altro chi è? Non l'hai mai conosciuto. Era noto come il numero 12. Adesso è una personalità di rilievo a Parigi. Per la sua posizione non può vendicarsi pubblicamente. Simon, una volta mi obbedivi senza far domande. Perché non vuoi darmi retta? Perché per me dovreste lasciar fare alla polizia. Ma la conclusione sarebbe la stessa. Poi capirai. Va bene. Prima devo recuperare l'altra medaglia. Dammi 10 minuti. Subito dopo il boia è vostro. Su, muoviti. Anche tu. La medaglia. Dov'è? Non ne ho idea. La ragazza l'ha data a te. Davvero? Ce l'ha detto, è in mano nostra. La voglio, dov'è ora? È in un libro. Quale? Le poesie di François Villon. Simon, dopo tanti anni. Che vuol dire? Rispondimi. Non significa niente, la prendo. È quello rosso. Sì, lo so. Dov'è la ragazza? Non potrai mai trovarla. Avanti, ora parla. No, sta da Olivan, Villa Pressage, Rue du Nord, Saint-Cloud. Antoine, tu hai sempre quella stanza in cantina? Qui è sempre tutto come una volta, anche lo scaffale ha funzionato. Bene, muovetevi voi due. Antoine, tienili d'occhio. Non so che gli è capitato, è andato via con la tua auto. Capisco. Forse è meglio che sia andata così. Molto meglio. Non preoccuparti. Ho idea, mademoiselle, che dobbiamo aspettarci una visita. Il suo amico Monsieur Templar, a quanto pare, è così gentile da risparmiarmi un mucchio di fastidi. Mi porterà la medaglia qui, di persona. Sono sempre pronto a partire sull'istante.
Mi auguro che si servirà del suo fascino, mademoiselle, per convincere Monsieur Templar a darmi la medaglia con le buone. Altrimenti... Beh, vogliamo aprire la porta? Apra, mademoiselle. Tutto bene, Valerie? Sì. Fermati là, amico. Ah, che cosa abbiamo qui? Volevi andare a fare spese? Stavi per partire. Volevi andare in Svizzera, per caso. Monsieur Templar, noi potremmo arrivare ad un compromesso. Sta zitto! Qua sono io che parlo. Di questo mosaico c'è ancora un pezzo che non riesco a mettere a posto. Valerie, quando suo padre le dette la medaglia, non aggiunse nulla in proposito? Non le disse di cercare un messaggio? Simon, io avevo pochissimi anni. Dov'è la medaglia per la quale ha ucciso Charles Brion? Avanti! Il nome di Henri Flandin le ricorda nulla? Era un amico di mio padre. Dove si trova ora? Sarà morto, suppongo. È davanti a lei. Olivain. Henri Flandin. Traditore e collaborazionista. Fu lui a denunciare suo padre ai tedeschi. No, non è vero! Elia Brion ti credeva il suo migliore amico. E ti disse del messaggio inciso sulle medaglie. E tu giurasti solennemente di ritrovare i suoi figli dopo la guerra. E informarmi. E questo come fa a saperlo? Hai dimenticato la notte del lancio? Ho già pagato il mio debito. 8 anni di galera per collaborazionismo. Ho scontato la mia condanna. Ci sono 3 uomini che ritengono non sia stata sufficiente. Una volta erano in 30. Attendevano in una radura prima dell'alba. Avevano lampade tascabili collegate ad una batteria d'auto per fare segnalazioni. Era il primo lancio di armi ai partigiani francesi fatto dagli alleati. Mitragliatrici, pistole, munizioni. Gli uomini corsero nella radura per raccogliere il materiale. Ed un tratto il bosco si rivelò pieno di truppe tedesche. Una grandinata di pallottole. 27 di quegli uomini caddero uccisi. Perché? Perché lui li aveva traditi. Simon, come fa a saperlo? L'amico da cui sono andato oggi pomeriggio ha fatto controllare le sue impronte. Non c'è più dubbio. Georges Olivain e Henri Flandin. Li faccia entrare. Di chi parla? Dei 3 superstiti. Prendo io la sua pistola, Monsieur Templar. Kersi. Non me l'aspettavo. Davvero? Lei era uno dei 3 di quella notte. Ho ancora una pallottola tedesca in un fianco. Era lui il numero 12. È attaccato ai quattrini, perfino da morto. Povero papà. Vorrei ricordarlo meglio. Ecco cos'era inciso sulle medaglie. Io, Elia Brion, lascio al portatore, di cui questa medaglia sarà identificazione sufficiente, la metà dei 500.000 franchi depositati a mio nome sul conto numero 48976 presso la Banca Nazionale Svizzera di Ginevra. Sono 100.000 dollari. Il povero Charles non avrà la sua parte. Coraggio, ora non pensi al passato. Pensi al futuro. Sì, certo. Al suo futuro.